Bella a tutti ragazzi, qui è Prism e siamo in un nuovo video dove vedremo come costruire una delle prime armi speciali, la Head Cutter. È un'arma, possiamo dire, energetica che si costruisce grazie a tre pezzi che vedremo in questo tutorial. Non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere come costruirla. Per prima cosa dovremo collezionare tre gettoni verdi e andarli a posizionare nel costruttore di souvenir che si trova a Polar Peak. Capirete che è quello giusto perché al suo interno, sulla sinistra, troverete un piccolo pupazzo di un Yeti. Insieme alla trappola vi uscirà anche il pupazzetto dello Yeti che vi era al suo interno. Per il secondo pezzo dovrete aspettare al round dove spawnerà lo zombie gigante con la maschera da alieno. Dovrete farvi seguire passando in mezzo alla trappola del coccodrillo e vedrete che lui rimarrà in mezzo e cercherà di bloccare la trappola spaccando così due denti. Adesso dovremo rimettere questi due denti. Come facciamo? Dobbiamo andare nella sala giochi dove possiamo comprare tutti i gadget e equipaggiamenti, avvicinarci al bancone e vedremo che ci chiederà di scambiare 300 ticket per i denti d'oro. Noi li prenderemo e andremo alla trappola. Ora dobbiamo avvicinarci e, quando richiesto, premere quadrato per aggiungere i denti d'oro. Ora il coccodrillo, quando chiuderà la bocca, distruggerà una parete che c'era al suo interno, mostrando così questa struttura. Vedremo più avanti a cosa ci servirà. Ora dobbiamo potenziare la nostra arma e farla diventare un'arma elementale. Se non sapete come fare, vi invito a guardare il mio video precedente e vi lascio il link in descrizione. L'elemento che ci servirà è quello del veleno e lo otterremo andando sempre al Polar Peak e attivando la trappola. Poi dovremo seguire l'UFO e, una volta seguito l'UFO, ci rilascerà l'elemento in questione. Adesso con la nostra arma elementale riandiamo alla trappola del coccodrillo, spariamo al primo blocco e vedremo che il cerchio, il coperchio, come vogliamo chiamarlo, si distruggerà. Andiamo vicino e prendiamo il cristallo. Per l'ultimo passaggio dobbiamo ritornare nella sala giochi, avvicinarci al bancone e comprare la granata criogenica per 350 biglietti. Una volta acquistata, ci dovremo dirigere all'ingresso di Polar Peak e troveremo appunto questa statua, questo robot dello Yeti. Ci lanciamo la granata criogenica e vedrete che tutti gli zombie verranno congelati. Una volta congelati dovete ucciderli. Capirete che avrete finito perché si sentirà un suono inconfondibile. Successivamente entrate in Polar Peak e andate dove c'è il portale. Vedrete che ci sarà un altro Yeti che questa volta avrà in mano una batteria luminosa. La prendete e avremo così tutti e tre i pezzi. Adesso ci basterà avvicinarsi nella sagoma di cartone presente nella stessa stanza, premere quadrato, aspettare che l'arma si costruisca e il gioco è fatto. Per questo video è tutto, se il tutorial vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi per rimanere aggiornati e alla prossima!